Quella in cui ci troviamo oggi è la sala delle udienze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che si trova nel Palazzo della Consulta, che ovviamente non ha sempre ospitato lei, ma nato 3 secoli fa, aveva inizialmente ospitato il Consiglio di Stato di Sua Santità, uffici del Papa, che stava nel palazzo accanto, il Quirinale. Poi, paradossi della storia, nell'Ottocento, qui, quando ci fu la Repubblica Romana, c'era il governo della Repubblica Romana, Mazzini, un po' lontano dal Papa, anche se era un buon cattolico. Poi ci sono stati altri uffici e finalmente, quando nacque la Corte, qua. E io ci sono perché ora il mio mestiere è quello di giudice costituzionale. E da quando ci sono che mi chiedo quanta parte di ciò che ho fatto in prima nella vita è ancora parte del mestiere che faccio oggi. E in realtà il cuore di ciò che ho sempre fatto, di ciò da cui ero partito, il mestiere di giurista, è rimasto il cuore anche del mestiere del giudice, inteso nel modo in cui io intendevo fin da giovane il mestiere di giurista, che è quello non di chi si limita a leggere la legge e spiegare il significato delle parole, ma ne abbiamo già parlato, chi della legge cerca di chiarire i nessi con la società di cui è figlia, con i valori di cui è espressione, con i problemi che intende risolvere, e il mestiere del giurista è abbracciare tutto questo e chiarirlo. E badate, chiarirlo vuol dire rendere chiaro ciò che inizialmente è oscuro, rendere chiaro ciò che può essere oscuro anche a te stesso e che devi lavorarci col tuo cervello perché pian piano la luce illumini ciò che non ti è chiaro e alla fine può rimanere un problema irrisolto, ma ciò che devono essere risolti, ciò che tu devi dare a te stesso e agli altri è la chiarezza dei termini di quel problema. Si intende spesso come giurista la zecca garbugli che confonde le acque. Il mestiere del buon giurista è l'opposto e il giudice fa anche questo mestiere. Devo confessare che la mia convinzione che un buon giurista è quello che porta chiarezza è stata molto corroborata dal fatto che portare chiarezza, me ne sono accorto da ragazzo, era un po' una mia specialità. Mi capitava, un dono di natura, come altri sono soprano o baritono o tenore. Mi ricordo ancora un seminario, un'esperienza bellissima quando ero al collegio a Pisa, insieme a un collega, fra l'altro oggi un noto sociologo, Carlo Donolo, io venni ammesso alla Bocconi a Milano per 15 giorni. Andavamo tutte le mattine a lezione, la sera bellissimo, andavamo in quei cinema di seconda e terza visione che una volta esistevano e che ti facevano vedere i film belli del passato che ti eri perso per 150 lire o 200 lire, poi è sparito tutto quanto. E alla fine del lavoro, la mattina, quando si erano arrotolati l'uno sull'altro tanti problemi, i colleghi studenti, ci eravamo appena conosciuti in quei giorni, dicevano: facciamo fare la sintesi ad Amato, dici tu la sintesi.
Anche loro si erano accorti che io ero capace di chiarezza, di restituire alla fine della mattinata tutto ciò che si era venuto accumulato in una sintesi caratterizzata dalla chiarezza. Loro capivano e si convincevano, il che mi permette di aggiungere un punto a ciò che ho detto finora: chiarire e convincere. Questo è il cuore del mestiere. Essere chiari significa saper mettere in chiaro le cose con semplicità, tanto oralmente quando si parla, quanto per iscritto. E per iscritto è ancora più difficile. Io ho scritto tanto e siccome ho scritto tanto, ogni volta che qualcuno mi chiedeva qualcosa, diceva, ma tu scrivi tanto, scrivi con facilità, che ci metti? Ci metto ore, a volte giorni. Io più volte ho spiegato che il pensiero che entra nella nostra testa, valutatelo anche voi questo, quando entra è un po', scusate il paragone, come il blocco di marmo, ancora blocco, per lo scultore che ha in mente una figura da cavarci. E ogni colpo di scalpello mette a fuoco meglio la figura. Allo stesso modo la frase tu la leggi e la rileggi e poi la modifichi e ogni volta che la modifichi la metti meglio a fuoco. Non dico che alla fine ne esce la pietà di Michelangelo, ma ne esce qualcosa di più chiaro di com'era all'inizio. E la chiarezza, soprattutto quando la usi parlando, sai da cosa la verifichi? La verifichi dagli occhi di quelli che ti ascoltano. Io ho fatto tante lezioni nella mia vita, ho fatto tante conferenze e se funzionava, se facevo bene la mia parte, lo capivo dagli occhi. Gli occhi di chi hai davanti sono occhi che si illuminano. Tante volte ho visto facendo lezione agli studenti questa lampadina accesa negli occhi e ho detto a me stesso, ho fatto quello che dovevo fare. So bene di non aver fatto solo il giurista nella mia vita, ho fatto anche politica. Anche se l'ho fatta meno di quanto sia indotto a pensare dall'immagine più diffusa di me, che è legata molto alla mia attività politica, chi appunto mi giudica, mi conosce in base a quell'immagine. Ho 76 anni, ho fatto politica per meno di 25 anni, meno di quanto l'abbiano fatta alcuni giovani politici di oggi. E però l'ho fatta. E una domanda che mi si può porre è, ma insomma, se i giuristi sono quelli diversi da te, naturalmente, degli azzeccagarbugli, ecco, tu in politica hai fatto il mestiere di chi confonde le acque pur di guadagnare consenso. Ecco, questo non è giusto, a dir la verità. Anche la politica si può fare ed è stata fatta da me. Come esercizio di chiarezza, perché si richiedono le stesse cose, si hanno davanti problemi, bisogna dire a coloro, non che dipendono dalla tua decisione, ma dal cui consenso tu dipendi, come stanno le cose, perché ciascuno se ne renda conto e ciascuno possa poi capire, apprezzare o non apprezzare la soluzione che tu proponi. Io ricordo un politico di molti anni fa che quando voleva confondere le acque, perché c'era e c'è chi vuole confondere le acque, alla domanda come volete affrontare quella situazione, rispondeva è una situazione complessa. Quando io gli sentivo dire complessa, capivo che la soluzione che avrebbe tirato fuori sarebbe stata incomprensibile, ed infatti così era. In realtà,
La politica ha una differenza vera da quello che io ho chiamato il mestiere del giurista, che a un certo momento ha delle ragioni superiori per dire si decide così, punto. Vi racconto un'esperienza che ho fatto quando ero vicepresidente della Convenzione per il futuro dell'Europa, il nome molto lungo di un organismo collegiale di cui facevano parte persone nominate dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali, che formarono una grande assemblea da cui venne partorito un testo chiamato Costituzione per l'Europa. Eravamo divisi in gruppi di lavoro e i gruppi di lavoro affrontavano i problemi in chiave, come si suol dire, tecnica. Per cui, ecco, se io dicevo 2 più 2 fa 4, un altro non mi poteva dire non sono d'accordo perché fa 5. Poteva dirmi, è meglio dire 2 più 3 che 2 più 2, ma non negare che 2 più 2 fa 4, cioè. Era una discussione in cui se io argomentavo, tu dovevi controargomentare. Arrivammo alla fine del lavoro e i rappresentanti dei governi che facevano parte di questa assemblea cominciarono ad esercitare un ruolo più imponente perché alla fine della fiera la decisione sarebbe poi toccata a loro. Io cominciai ad affrontare le questioni nel mio solito modo e dissi: questo non si può obiettare per questa e per quest'altra ragione. Un rappresentante di governo mi guarda e mi fa: Giuliano, noi abbiamo detto di no. Dico, vabbè, avete detto di no, ma non avete detto per quale ragione. Non siamo mica più nei gruppi di lavoro. Qui ora decide la politica. Io chiamai quello il niet sovrano. In russo no, si dice niet. Il niet sovrano che non ha bisogno di essere motivato. E questo è quello che ogni tanto la politica fa, perdendo a mio avviso una occasione per non farlo. Però prendo atto che a volte la politica lo fa e non posso escludere di averlo fatto anch'io. Qui alla Corte non è così, nessuno può cavarsela col niet sovrano, non fra noi, giudici, e ne parleremo, non fra la Corte e i cittadini. Questo è il mestiere del giudice. Attenzione, quando dico il mestiere del giudice, lo chiarirò, non intendo il giudice che incontriamo nei tribunali ordinari, quello che dice chi aveva torto e chi ha ragione in una lite tra privati, quello che dice chi è l'assassino o cerca di condannare l'assassino in caso di omicidio. Vi dirò che io considero quello il mestiere più importante del mondo. Il frutto migliore che la civiltà abbia prodotto per gli esseri umani, avere una istituzione che è lì per stabilire se il tuo diritto è stato violato, se tu hai davvero commesso o no quello che è considerato un delitto. Badate che per secoli questo veniva affidato alle ordalie, ai giudizi di Dio. Se tu resistevi a un forte dolore, se ti bruciavano con un ferro e tu guarivi rapidamente e non ti venivano infezioni, eri innocente, altrimenti eri colpevole. Ci sono ordalie antiche, stupende, applicate alle donne nell'antica Roma. Se tu riuscivi a tirar su l'acqua del Tevere con un setaccio, avevi ragione. Beh, erano tutti giudizi di Dio, giudizi casuali, giudizi affidati alla forza, non alla verità. Il giudice è colui che esiste per
per accertare la verità delle cose sui singoli fatti, per dire se un diritto che è stato negato è stato davvero negato. L'istituzione più civile che abbiamo. Noi non apparteniamo a questo perché noi siamo i giudici delle leggi. Noi giudichiamo se una legge è o meno conforme alla Costituzione. C'è solo un caso eccezionalissimo, nel quale questa Corte Costituzionale, si comporta come un giudice, del torto e della ragione, del chi è stato a commettere che cosa, ed è, quando ci sono i reati del capo dello Stato. Se il capo dello Stato commette alto tradimento o attentato alla Costituzione, a quel punto chi lo giudica è la Corte Costituzionale e quindi è come un giudice penale. Ma è l'unico caso, altrimenti la Corte si occupa di leggi, dicevo. È diverso, assolutamente diverso e serve molto il mio vecchio mestiere di giurista, quello di chi studia le leggi. E di chi queste leggi le colloca nel loro tempo, capisce che problemi vogliono risolvere, capisce rispetto alla Costituzione come si mette. Però intendiamoci, sono due temi diversi, ma qualcosa accomuna il giudice delle leggi a qualunque altro giudice. Leggevo in questi giorni un bel libretto di un grande giurista italo-americano Guido Calabresi, che ha tenuto lezioni sul mestiere del giudice e ne ha fatto un piccolo libro, il quale dice due cose del giudice. La passione, deve avere la passione per la ricerca della verità e deve avere la tensione verso la soluzione giusta e non deve dormirci la notte se il problema è difficile. Curiosamente, Calabresi sembra identificare la qualità migliore del giudice nel fatto che ogni tanto la notte non ci dorma, perché se ci dorme sempre tranquillo vuol dire che alla fin fine non gliene importa poi così tanto, oppure che ha problemi tutti facili da risolvere, il che non è possibile. Devo ammettere che queste qualità servono anche per giudicare le leggi e per portare la decisione che viene presa qui in questa stanza. Attenzione. La decisione che prendiamo qui in questa stanza non scaturisce soltanto dalle opinioni che ciascuno di noi ha sull'argomento. In realtà, ogni caso viene assegnato dal presidente che si siede nella sedia da sola da quella parte a uno o l'altro dei giudici. Ciascun giudice che ha degli assistenti che collaborano con lui o con lei, finalmente posso dire con lui o con lei, perché fino a poco tempo fa avevamo qui una sola donna, una seduta lì, ora ne abbiamo tre, insomma 3 su 15 non è tantissimo, però è sempre meglio che una. E questi assistenti e il giudice preparano una vera ricerca sul tema. E sulla base di questa ricerca fanno una prima relazione che viene discussa in via preliminare, poi c'è l'udienza pubblica dove si sentono gli avvocati di tutte le parti e poi un bel momento ci ritroviamo qui a decidere. E in tutti c'è la consapevolezza che noi non siamo qui per dire che va bene la legge che ci piace. Ma siamo qui per dire che va bene la legge che rispetta
come diciamo noi, i parametri della Costituzione, che è ragionevole, ma noi non possiamo dire che cosa è più o meno ragionevole. Noi possiamo solo dire che cosa è irragionevole. Tutti gli italiani sanno che noi abbiamo dichiarato incostituzionale la legge elettorale perché attribuiva un premio in seggi a chi avesse ottenuto più voti degli altri, anche se avesse ottenuto una minoranza di voti, anche esigua, non era indicata la soglia minima dei voti necessari per avere il premio di maggioranza. Ecco, la Corte lo disse esplicitamente: io non posso stabilire qual è una soglia ragionevole, questo solo il Parlamento lo può fare, ma posso dire che nessuna soglia è irragionevole. Ed è in questi confini, quando un problema ha più soluzioni, non siamo noi a poterla scegliere, la può scegliere solo il Parlamento. Quando la Costituzione di soluzioni ne impone una e una sola, tocca a noi dire questa legge non la rispetta. I Parlamenti non la prendono mai bene. Ogni volta che dichiari una legge incostituzionale ti dicono tu sei entrato in politica, le leggi le fa la maggioranza è eletta dal popolo. Ricordiamocelo che nei primi anni del secolo scorso, nei primi decenni, furono fatte a maggioranza leggi che trasformarono una democrazia liberale in un regime totalitario fascista in Italia, in un regime totalitario nazista in Germania. E fu a quel punto che in Italia e in Germania si capì che serviva una Corte costituzionale, perché anche la maggioranza deve avere un limite nella Costituzione. Sono quasi 60 anni ormai che la Corte Costituzionale esiste, lavora e che fa il giudice delle leggi. Lo dico non con l'atteggiamento di chi, essendo di casa, tifa per la casa di cui fa parte, ma con l'atteggiamento di chi la Corte Costituzionale l'ha vissuta dall'esterno, anche da lontano, da cittadino, da costituzionalista, anche da politico. In tutti gli anni che precedono l'ultimo, perché io qua ci sono soltanto da un anno o poco più, lo dico perciò con questo atteggiamento, non tanto il miglioramento del nostro diritto, ma la qualità della nostra civiltà deve molto al lavoro che la Corte Costituzionale è venuta facendo in questi anni. Certo, anche i parlamenti avrebbero potuto da soli cambiare le leggi in modo simili a quelli prodotti dalla Corte Costituzionale, ma è un fatto che numerose decisioni prese dalla Corte Costituzionale hanno cambiato, come dicevo, la nostra civiltà e dubito che i parlamenti sarebbero stati in grado di farlo. Le istituzioni maggioritarie hanno necessariamente il problema del consenso, la paura di suscitare dissensi. Le corti costituzionali hanno l'esigenza di tutelare i diritti a prescindere dai consensi e dai dissensi che possono suscitare. Ed è stato così che nei primi anni la Corte ha cambiato il nostro codice di procedura penale, ha dato sostanza al diritto di difesa. La Costituzione dice all'articolo 24 che ciascuno di noi ha diritto alla difesa in ogni stadio e grado del processo.
Quando la Costituzione entrò in vigore e la Corte entrò in funzione qualche anno dopo, avevamo un processo penale nel corso del quale erano numerosissimi gli atti istruttori che l'istruttore poteva fare da solo, ricavandone le conclusioni che ne ricavava senza la presenza del difensore che potesse dare un'interpretazione diversa, dire la sua. Una a una queste norme la Corte Costituzionale le ha fatte cadere imponendo che ci fosse il difensore. Lo stesso ordinamento pre-repubblicano prevedeva che per i reati più gravi l'indiziato dovesse essere messo in carcerazione preventiva, il mandato di cattura obbligatorio. La Corte Costituzionale osservò che il mandato di cattura obbligatorio faceva dipendere la carcerazione preventiva dalla gravità di un reato che non si sapeva ancora se l'imputato aveva commesso o no, e non dal rischio che fuggisse, che inquinasse le prove, e ha fatto cadere i mandati di cattura obbligatori. Poi il legislatore per taluni reati ci sarebbe tornato e la Corte in anni recenti è tornata a far valere anche qui le ragioni della Costituzione, della presunzione di non colpevolezza. La donna deve molto alla Corte Costituzionale. La donna che era punita per adulterio e di cui, notate, la Corte dei primi anni disse: vabbè, alla fin fine il costume sociale in Italia è questo e lo lasciò il reato di adulterio, ma dopo qualche anno, in un'Italia diversa, e vedete il nesso di cui ho parlato fin dall'inizio tra la norma e il contesto nel quale è applicata, in un nuovo contesto la Corte disse: no, l'adulterio non è ammissibile, è incostituzionale. La decisione difficile sull'interruzione della gravidanza, difficile perché molti in Italia pensiamo che il feto sia un bambino, ma la Corte disse quando è in gioco la vita e la salute della madre deve esserci la possibilità per l'interruzione della gravidanza e le donne furono sottratte alle mammane che spesso danneggiavano in primo luogo la loro salute, oltre che far sparire il bambino. Da ultimo i diritti dei più deboli. Diciamo la verità, chiunque, anche l'immigrato clandestino, ha diritto a un nucleo essenziale di protezione della sua salute, come questa Corte ha deciso qualche anno fa. Nessun Parlamento, credo, oggi nell'Europa in cui viviamo, sarebbe in grado di dire e di far passare questa cosa sacrosanta. La Corte lo ha fatto, lo dicevo. Istituzione non maggioritaria, rispettosa della maggioranza, ma in primo luogo fedele alla Costituzione e ai diritti che questa garantisce alla persona umana.